diamo 45 secondi di risposta. Allora, siccome mi è stato chiesto, il dottor Bonsi, il gran priore, mi ha chiesto di fare delle domande anche imbarazzanti, non voglio dire questo termine, ma comunque scomode magari. Ecco, prima si parlava, il senatore Berrino ha toccato l'argomento degli LGBT e io le chiedo come in questo momento i templari quale posizione hanno verso queste categorie, no, adesso non vorrei fascinati di cazzo categorie se qualcuno mi lasse di questo, perché c'è un buon Pierre che sta riprendendo tutto, quindi ricordiamo anche la televisione di Imperia che ci sta riprendendo. Ecco, dottor Bonsi, perché mi sembra che ci fosse proprio un dibattito, no? Ma guardi, sì. Rapidamente, il problema è proprio nella parola problema, cioè l'ordine ha delle idee molto chiare, molto precise e molto nette, e quindi come tale nell'ordine sono richiesti due requisiti fondamentali per quanto riguarda almeno il percorso spirituale. E poi c'è l'altro civile, e quello invece aperto a tutti. Uno è l'appartenenza alla religione cristiana, e due è il non appartenere a dei gruppi che siano contrari a quelli che sono i precetti quantomeno del cristianesimo. Al di fuori di quello è un non problema, cioè nell'ordine, nella domanda, non c'è scritto orientamento sessuale, assolutamente no, ma anche perché è un qualcosa di intimo, di personale, cioè non esiste il voler pubblicizzare il proprio orientamento, è creare un problema laddove il problema non c'è. Perfetto. Nell'ordine nessuno si pone questo problema, quindi è evidente che noi non abbiamo nessuna preclusione, purché ovviamente si rimanga anche quello nel rispetto del regolamento dell'ordine. Quando noi scriviamo bisogna presentarsi vestiti con un decoro in maniera morigerata, è ovvio che se domani mi arriva il segretario generale in minigonna con il rossetto e magari i capelli tipo moicana, non è confacente con quella che è la morigeratezza dell'ordine. Ma questo, chi si veste così, secondo me, è, per dire, ne hanno parlato qualche giorno fa, una carnevalata, indipendentemente che sia LGBTQ più meno per diviso o seno tangente, o sia un eterosessuale, è sempre un pirla, cioè su questo non c'è niente. Cioè non è che bisogna dire, quindi non c'è nessuna preclusione, ma io sono logoroico, e quindi nessuna preclusione nell'atto di Hegel, che sono dei regolamenti precisi dell'ordine. Bene. Quindi non c'è, quindi da parte nostra non c'è nessuna preclusione. Se poi qualcuno vuole esternare i propri orientamenti sessuali, si sa che nell'ordine è vietato stalkerizzare se sono un etero o una donna, se sono un omosessuale o un altro uomo, ma questo rientra anche nella normale educazione. Finora non è mai accaduto, no, sì? Non dovrebbe accadere, no. Che cosa fa stasera? Niente. Ma... quindi questo è molto semplice. Grazie. Prego. Invece sono molte le domande che le avrei rivolto, però non c'è tempo. Una proprio semplice, no? E mi ha colpito molto quando diceva che si sono studiati tutti i tipi di fobie esistenti, no? Meno l'oicofobia. Adesso prima il senatore Berrino diceva che sicuramente non si potrà curare con delle medicine, ma io le chiedo, ci sarà mai uno psicologo, uno psichiatra che scriverà qualcosa su questo problema, su questo aspetto, su questo fenomeno, su questo? Già dal punto di vista psichiatrico e psicologico già esistono dei testi abbastanza importanti nella storiografia di quei settori scientifici, no? Che riguardano la psicologia, più o meno vi ho accennato. Il problema è che la loicofobia in materia sociologica e politica è rimasta un po'
quello che ho fatto io, cioè due articoli per due riviste internazionali, in inglese, un altro in italiano, c'è per fortuna anche un autore americano che ha appena pubblicato un volume interessante che però ha a che fare con la storia antica. Lui sostiene che l'omofobia c'è sempre stata tra i greci, tra i romani addirittura, cosa possibile da accettare, dichiarare che la romanità fosse ecofobica, secondo me è davvero una bestemmia. Il problema è di tipo, non è tanto da curare in uno studio di psicanalista, quello non lo sfuggeremo mai, il problema è culturale e politico, cioè bisogna avviare strategie politico-culturali che combattano l'oicofobia con più o meno le stesse armi che hanno gli oicofobi, si dovrebbe almeno auspicare questo. E questo purtroppo, sì, il senatore ha giustamente sviscerato qualcosa di interessante dal punto di vista della narrazione giuridica di quello che ci accade, ma c'è tutto il resto del mondo che ha a che fare con l'aspetto politico-culturale che non viene toccato. Cosa si fa per l'università? Si è addirittura rimandato alla fine del 2026, cioè fino al 2026 non si tocca nulla. Quindi chi, come si facevano i concorsi quando c'erano gli ultimi 15 anni di governo, si continuano a fare. Cioè voglio dire, le riforme in senso anti-oicofobico, nel senso no, anti-oicofobico, non nemmeno se ne parla. Cioè gli ambiti nevralgici in cui si va a toccare il nervo scoperto degli interessi culturali, baronali, che sono quelle regie che... No, quelli non sono stati toccati, neanche nell'ambito della scuola, addirittura per quanto mi riguarda, anche per esperienza più o meno diretta, si continua a continuare quello che c'era prima, addirittura una volta per diventare insegnante bisognava avere solo 24 crediti fino a Renzi, adesso con Valditara se ne aggiungono 60, cioè bisogna fare i corsi qua là per diventare. Nessuno ha mai detto, per esempio, c'hai 3 anni di servizio e entra in ruolo, che sarebbe stata una cosa diversa da quello che hanno fatto in passato, ma non è così che si combatte. Il problema è la formazione. Se io volessi formare un ricercatore che la pensa in modo diverso dagli eco, come devo fare? Se, diciamo così, la democrazia, il pluralismo delle idee all'interno dell'Accademia non è garantito, bisogna garantirlo con, come? Con le stesse armi, campagne pubblicitarie, case editrici che diventano da un tratto pluraliste anziché monotematiche. Questo capisco si fa col tempo, con le riunioni come facciamo noi, ma anche con le strategie politiche, perché se poi da un parlamentare, diciamo così, di Fratelli d'Italia, si costruisce un brand e lo si chiama in lingua inglese, diciamo, è inutile che poi fai la proposta di legge per salvaguardare l'italiano e poi tu, quando vai a incidere dal punto di vista politico, fai le cose inseguendo il tratto oicofobico, magari nemmeno te ne accorgi, perché sei così imbevuto della narrazione ecofobica che fai il loro gioco. Quindi bisogna un po' invertire anche i modi in cui si nominano le cose, nei posti strategici, le consulenze, si lascia fare a quel mondo lì, diciamolo chiaramente, no? Si hanno competenze nell'intelligenza artificiale, sono di quel modo, sì, vabbè, però noi non abbiamo degli esperti, qua perché non abbiamo degli esperti? Chi forma gli esperti? Cioè, voglio dire, bisogna fare della politica, non, sì, ha ragione perfettamente, sono d'accordo su tutto quello che ha detto il senatore, ma non è una questione però individuale, non è una questione di politici che non sono corti, è la politica che deve tornare ad appropriarsi di una metapolitica, cosa che anche a destra il vecchio movimento sociale provava e si sforzava ad avere. Cioè dei centri di elaborazione culturale, delle idee, perché se non c'è una identità culturale che accompagna l'azione politica, non è che bisogna fare la gramsciana egemonia culturale, sono sta dicendo questo, ma se non c'è una metafisica della politica, qualcosa che vola al di sopra dell'azione, che guida l'azione.
se non ci crede più nessuno. Esatto, e questo è il problema. Se non ci crede, ma chi non ci crede? Non ci crede soprattutto chi fa politica, chi è in mezzo, perché questo è il problema. Allora, se non, mentre altri non ci credono. È la società che è in la società, la democrazia. Questo è uno degli aspetti. Esatto, è questo. Quindi è uno degli aspetti, ma cosa fare? Allora, io rispondo alla domanda, cioè come si distrugge l'omofobia? Sicuramente non è un problema di psicanalisti, ma è un problema molto più ampio che però se non si comincia a fare, mai si fa. Voglio dire, qualcuno deve pur pensare che non tutti dei 95% degli studenti universitari la peperono, ha paura a impegnarsi e dire che così non è, perché così non è vero quello che stai dicendo tu, 5%. È vero che è una vecchia storia, ma non sempre al governo della nazione c'è stato chi la pensa in modo diverso dal 5%, voglio dire questo. Cioè, non è che adesso le cose sono rimaste come erano, almeno per quanto riguarda l'Italia. Quindi nel resto del mondo qualcosa si comincia a fare, ci sono think tank che crescono, si finanziano, no? Per una narrazione un po' diversa, centri di elaborazione culturale a livello sociale, ma sul piano politico si deve intervenire sulla scuola e sull'università, non facendo una controegemonia, ma soprattutto, ma solamente almeno, garantire il pluralismo culturale, cioè difendere chi la pensa in modo diverso. E che ritiene, primo io, che è politicamente corretto, che può avere una sua idea se si difende il poveraccio, il debole, chi non è integrato, eccetera, ha una sua, ma questo non vuol dire distruggere la libertà di pensiero, di espressione, tra l'altro garantita dalla Costituzione. Quindi la difesa di qualcuno non può essere superiore alla libertà di pensiero. Perché questo è totalitarismo, nient'altro. Cioè imporre un canone di comportamento, una categoria di pensiero, quindi una sola categoria di pensiero. Il mondo è fatto di cose diverse, cioè di una conversazione aperta, diceva, voglio fare l'aicofobo, anche qui Michael Oakeshott, un grande filosofo conservatore inglese, diceva la conversazione tra diverse tradizioni, culture, che non per forza qualcuno deve avere ragione sugli altri, ma può rimanere semplicemente aperta, io la penso in un modo, tu in un altro, perché bisogna dire no, votiamo, ha ragione quella, via il crocifisso dalle altre, dove c'è scritto? Qualcuno ha la sua. Allora, il discorso è molto complesso, però ecco, l'importante è crederci in questo, cioè recuperare il senso delle idee all'interno dell'azione politica, perché sono dello stesso procedere, cioè l'origine è uguale, non può essere solo la politica il mondo dove si aggiusta il marciapiede e si dà la carta, che ne so, la delibera giusta per fare il giusto ponte sullo successo. La politica è qualcosa che ha a che fare con la formazione umana e con il futuro delle nostre, della nostra umanità. Comunque tranquilli, perché ho avuto notizia che ci sarà una medicina contro l'oicofobia fatta dalla Pfizer. Tranquilli. Allora, sull'ambiente sotto controllo. La lingua italiana è considerata in tutto il mondo come la più dolce, la più armoniosa, la più bella, tant'è vero che tutte le grandi università del mondo hanno una cattedra di lingua italiana. Allora, al dottor Diller, che è esperto di comunicazione, fra l'altro lui stesso ha usato la parola follower, che non significa altro che seguace, chiedo che cosa pensa di questa invasione della lingua inglese nel nostro vocabolario, nel nostro lessico. Qual è la sua idea? Non è anche questo, seguo un po' quello che ho detto prima, sì, non seguo, è un, seguo poi... un po' quello che ho detto prima, cioè siccome la lingua inglese ha questa capacità di sintesi, quindi anche di semplificare le cose, per ovvie ragioni viene più usata. In realtà è che in ogni ambito esiste una lingua, faccio un esempio.
nella musica si scrive in italiano, quindi lì nessuno potrà mai, tutta la musica si scrive in italiano, indipendentemente dove si faccia. La comunicazione si scrive in inglese, c'è un termine solo, ci sono anzi due termini, uno milanese e uno tedesco nel mondo della comunicazione, tutti gli altri termini sono inglesi. Il termine tedesco è marchio, che deve dare marca, e il termine milanese è menabò. Sapete quello di menabò? Certo. È una bozza, certo, che deriva da il menabue, che una volta erano le lettere di zinco che si preparavano e si mettevano sulla traccia, poi c'era un menabue che girava e la pressa schiacciava e faceva la bozza. Quindi due parole, una milanese e una tedesca, tutto il resto in inglese, perché ha la capacità di sintesi. Mi rifaccio a un intervento che mi hanno chiesto di fare un mese fa in Regione Liguria, dove si è parlato della musica rap, da vari punti di vista, no? Sociologici, eccetera. E io di nuovo ho parlato di linguaggio. Prima di fare questo convegno mi sono fatto una mia ricerca personale, quindi ho interrogato un po' di ragazzi di varie età. E alla domanda, ma perché ascolti la musica rap, tutti quanti mi rispondevano, perché è semplice, la capisco, no? C'è un linguaggio molto così. Allora io prendevo una donna canone di De Gregori, gli facevo dentro un pezzo e questi mi guardavano. Non ho capito nulla. Ora, che cosa ho tratto da questo concetto? Che probabilmente la cultura è molto più terra-terra. Cioè, la cultura parte dal basso, non parte dall'alto. Certo, se leggi magari due robe di Platone ti fanno anche bene, però è che noi a volte con questo concetto di essere superiori, con questa cultura esagerata, ci esprimiamo e comunichiamo con le nuove generazioni, ecco, prima nel mondo scolastico, in un modo talmente non in sintonia con quelli che sono i ragazzi, che allora loro dicono della. Sì, erano delle parolacce, dicono le cose anche allo sconcio, però conta poco, è che comunque la capisco. Mentre i discorsi che fanno in televisione, quello che scrive, quell'altro, quindi è una riflessione importante, vuol dire che questi ragazzi qua non sono più stati formati, non sono nemmeno capaci di leggere gli strati culturali, sono ormai talmente abbassati. Che di più, allora noi dobbiamo abbassare la nostra comunicazione, riprenderli e riportarli verso l'alto. E purtroppo questo non è possibile trovare linguaggi. Vi faccio un esempio politico. Tutti i giornalisti, la maggior parte, il 93%, quando descrivono la narrazione politica, parlano di maggioranza e opposizione. Ora, il contrario di maggioranza è non opposizione. Cioè, non è che la minoranza deve fare opposizione, Berlinguer non faceva opposizione, faceva la legge insieme alla Louisiana. Cioè, la minoranza può concorrere a fare le leggi, quindi non per forza è opposizione, è maggioranza e minoranza. Però se la descrivo come opposizione e come narrazione, allora ci deve essere la battaglia per forza. Mi sento diminuito se mi chiamano minoranza? No, ci sono state minoranze che hanno fatto battaglie e le hanno vinte. Allora chiamate le cose come vanno chiamate. I ragazzi non capiscono. La lingua inglese è più facile, sintetizza, non ti permette di avere una coscienza critica, sintetizza le cose e tu non ci pensi, ti passa così. Però la comunicazione è nata in inglese. Non a caso è, non ce l'abbiamo neanche in Europa, ma è la lingua universale che abbiamo nel mondo. Non è la lingua più parlata, perché in realtà non la sono anche tre, molto di più dell'inglese. No, comunque la nostra lingua, se vai in incontri personali, alla fine parlare inglese, non c'è niente da fare. Quindi la comunicazione è in inglese. Chiaro. Finito il corona, almeno sono latini. Bene, senatore Perino, mi ha molto incuriosito quanto succede in Commissione Giustizia a proposito di queste iniziative che per fortuna adesso sono in minoranza all'opposizione. Ecco, volevo dire, se c'è anche dell'ecofobia nel comitato parlamentare Schengen, immigrazione, Europol, del quale fai parte, anche se è vero che da poco tempo che ci sei, però hai già avvertito anche in questo caso. Ma guarda, secondo me se la vuoi cercare la trovi ovunque, non è che, cioè, adesso sì, che vuol dire, noi il grande argomento che si parla in commissione Schengen è quello in questo momento, quello più
urgente e sentito quello dei minori non accompagnati. Noi nella nostra società italiana, nella nostra cultura italiana, i minori vengono educati. Si diventa maggiorenni per legge a 18 anni, ma insomma ci sono graduazioni di minori, no? Non possiamo noi pensare che quello che molti dicono in Convenzione Schengen, che, ma non per razzismo, perché sono differenti, per come si evolve l'uomo, uomo donna che sia, ragazzo o ragazza, a seconda di dove vive. Un minore che viene dalla Tunisia a 16 anni non è più minore, è un uomo adulto che, se viene arrestato in Tunisia, viene messo nelle carceri tunisine dopo i 16 anni. Una ragazzina pakistana oppure di altri, pakistana o quelle zone lì, a 12 anni, 13 anni è quasi sicuramente sposata, sta nel suo paese, promessa, ha dei figli a 15, a 16, se questi minori non accompagnati, quasi tutti uomini, lasciamo stare le ragazze, vengono messe nelle comunità dove ci sono i nostri minori tra i 16 e i 18 anni, si crea un cortocircuito, perché metti uomini, cioè ragazzi così occidentali, non ancora completamente cresciuti, sebbene abbiano già fatto qualche cosa del male, con uomini già formati che ne vengono dalle galere dall'altra parte del Mediterraneo. E non voler comprendere questa differenza fa parte della ecologia. Questo è un esempio che non puoi trattare tutti alla stessa maniera per differenza, come dire, sociale del posto da dove vengono. E su questo si dibatte, sì, e si dibatte tantissimo. Va bene. Perché, che concludo, se il fine deve essere quello di educare, perché se dici rieducare, se il fine è quello di educare, devi anche aiutare gli stessi ragazzi a riuscire ad educarsi. Ma se tu la maggior parte delle energie le metti a controllare che non prevalgano su altri ragazzi, hai poco tempo poi per riuscire ad educarsi. Grazie. Ancora intervallo. Chiedo scusa, ma visto che poi alcuni hanno degli impegni, vorremmo così omaggiare tre personaggi di un piccolo riconoscimento da parte dell'Ordine, quindi chiedo che venga qui il nostro segretario generale. Grazie. Per questo momento di gloria ha pagato anche abbastanza, quindi il nostro segretario. Via voce, quindi, grazie. Prego. Allora, questo lo prego di chiamare il primo. È un grande amico, è un buon personaggio. Però pagaggio? Pagato, aspetta, no, io fino a 700 euro ci arrivo, poi dopo non posso esagerare. Per la sua presenza nel mondo dell'industria, del commercio, ma soprattutto dell'amicizia, questo riconoscimento va a Riccardo De Carina. Ma io non voglio riconoscere, ma è un disconoscimento. Prendiamolo così, cioè ce lo togliamo. È un disconoscimento. Non è omofobico. Sai che io parlando, saltiamo da una parte all'altra, parliamo di cultura, un grande amico fraterno, a te Marcos Marini, questo riconoscimento. È un grande assunto.
Marcos fa delle cose per tutti, io faccio delle cose solo per me stesso. No, perché sei un grande però perché sei anche ipofonico, cioè ti amo, cioè. Non solo, ma che però rendono utilità ad altri. Non solo. Questo non vuol dire, ma è relativo. No, ma io lavoro pro domo mea. Senta, io pro domo sua no. No, pro domo mia non so. Allora, questo altro riconoscimento va sicuramente a un bel personaggio. È un professore che forse avete sentito recentemente. Poco, professore. Sì, poco. È stato conciso. Professor Spartaco Cupo. Per favore. Spiegando bene il discorso, ma quando si va in televisione, io l'ho seguito, cioè non è che in 30 secondi, un minuto e mezzo puoi spiegare un concetto, perché no. Rischi di passare, rischi che la spiegazione non venga colta da quasi nessuno. Un altro sì, quindi grazie Gran Priore per aver organizzato questo pomeriggio. Sì, bravo. Politicamente corretto, no, scorretto, e poi come dici una tua opinione personale vieni subito etichettato perché o sei del nord, del sud, dell'est, dell'ovest, di destra o di sinistra, e questo non va bene, questo fa parte della nostra coscienza e della nostra cultura. Dovremmo essere così al super partes, non pretendo sopra veramente filosoficamente o moralmente, però accettiamo la realtà delle cose com'è, senza mettere sotto intesi o sotto pensieri ad altri. Non etichettiamola. Grazie. Qualcuno ha delle domande? Le fate? Sì. Potete fare non farò fare domande, perché se no lasciamo la conclusione all'organizzatore, un Gran Priore, Riccardo Ponzi. Non avete domande, quindi vuol dire che all'ingresso vi ha già spiegato che non dovevate parlare, quindi non c'è problema. E, no, io vi ringrazio perché come un po' il nostro modo di organizzare gli incontri, sono sempre, cerchiamo di essere anche molto colloquiali, quindi nel bene, nel male, e bisogna quindi cercare sempre di coinvolgere. Io dico, poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, noi cerchiamo sempre di trattare tematiche che ovviamente riguardano anche il nostro mondo templare, ma che notiamo si sposano benissimo poi con i problemi odierni, con le tematiche più trattate dei nostri giorni. Quindi la cosa importante, io dico sempre, e lo ripeto ancora concludendo questa giornata, impariamo a rispettare e ad esigere il rispetto. Reciproco. Perché è quello che conta è il rispetto reciproco. Quindi mai e poi mai piegarsi alla supremazia di altri, né mai e poi mai credersi superiori agli altri. Siamo così belli proprio perché siamo così diversi. E la diversità è un valore, è un grande arricchimento.
noi l'abbiamo capito dal 1118, continuiamo a portarlo avanti. Evidentemente quello che appunto, come ho detto prima, viene chiamato erroneamente a mio avviso progressismo, in realtà è un regressismo, perché ci sta portando indietro nel tempo, cioè quando alla fine uno vuole predominare sull'altro. Ne abbiamo già fatti di errori tantissimi, tutte le civiltà hanno fatto errori grandissimi, cerchiamo di non tornare più indietro e ripetere questi errori. Quindi si può vivere tutti bene, in pace, nel rispetto reciproco e nella... Scusate, devo uccidere uno, ma... Abbiate pazienza. Sono il fratello. E quindi nel rispetto reciproco si può vivere tutti in sintonia, arricchendoci l'un l'altro, ma soprattutto non dimenticare chi siamo, da dove veniamo, perché solo così, so che è una frase molto banale, ma sapremo dove andare, perché se no viaggiamo come degli ubriachi e basta. Grazie a tutti.